L'associazione Taiko Lecco nasce 10 anni fa durante un'esperienza di teatro e musica in Germania con un collaboratore, con un collega. Quando ho visto questi tamburi in un posto, in una palestra squallida di una scuola squallida della Germania, ma mi hanno colpito immediatamente proprio come oggetti scenografici, senza averli ancora sentiti. Poi ho avuto la fortuna di sentire anche la voce di questi tamburi, che noi definiamo la voce degli alberi e la voce del tuono, e lì è partito proprio un grande innamoramento e ho capito che poteva essere la cosa migliore per unire il teatro con la musica. E così è stato, sono ritornato in Italia e insieme a loro abbiamo cominciato a suonare insieme, a comprare gli strumenti che sono molto costosi e adesso siamo qua. Stasera suoneremo i tamburi taiko in versione diciamo più tradizionale, quindi legata alla cultura prettamente giapponese, e poi mischiandola insieme all'elemento occidentale, perché il nostro spettacolo parla di contaminazioni ed è quello che naturalmente noi dobbiamo fare essendo comunque italiani di nascita. Sì, infatti siamo partiti da una ricerca che è abbastanza etnomusicologica sulle musiche che accompagnavano i mazzuri, le danze tradizionali, che sono proprio nella primissima parte dello spettacolo, e abbiamo ricostruito le evoluzioni che un pezzo tradizionale ha poi fatto nel diventare un po' più movimentato e un po' più interessante per noi moderni. E una parte invece centrale in cui abbiamo proprio lavorato appunto a comporre un modo per cui il pianoforte e i taiko potessero suonare insieme. Suoneremo vari tipi di tamburi diversi, avremo un tamburo grande, un tamburo molto più piccolo e da tamburi di misura intermedia, e useremo anche dei legnetti e, come diceva Chiara, il pianoforte, proprio per sottolineare questa commistione insomma di culture e di suoni. Lui, che è il più piccolo, suonerà il tamburo più grande.